Jacopo Lipani, intanto tanti auguri per il giorno del tuo compleanno. Com'è andata oggi? In realtà non una tue, delle tue migliori prove. No, sì, innanzitutto grazie per gli auguri. Eh, era una partita difficile, la Saremese è una squadra molto forte, lo sappiamo. Siamo riusciti a tenere un punto che a questo punto del campionato, mh, ogni punto è fondamentale e è importante non, non perdere punti. Io non, non ho fatto la mia miglior partita, però penso di aver dato il contributo alla squadra, ho fatto quello che mi chiede il mister e sono contento che la squadra sia riuscita a ottenere un punto. Ecco, oggi grande prova di sofferenza, loro avevano tantissima qualità, noi abbiamo retto anche molto bene, sicuramente il gol del vantaggio ci ha aiutato, però da sottolineare come tu e le tue qualità in questo frangente della stagione facciano fatica no, rispetto ad altre situazioni ad emergere come erano uscite magari con un partner di diverse caratteristiche questa coppia con Cardore ti sta aiutando secondo te o togliendo qualcosa no non penso che la mia prestazione dipenda da chi ho a fianco con Antonio mi trovo benissimo è un bravissimo ragazzo e ci troviamo bene insieme la situazione è che e al momento dobbiamo fare punti, il mister ha delle richieste sia per me che per Cardore e noi dobbiamo fare quello che ci chiede il mister. Ok, il pallino del gioco da regista puro chi ce l'ha oppure è veramente una squadra a due playmaker, a due registi? Sì, è una squadra che si può dire a due registi, poi in base alla situazione che la partita porta mm -hmm. bisogna adattarsi. Certo. A tutte le situazioni di campo. Quell'occasione al 95, quasi 96, ti ha lasciato lì. Quasi avevi l'urlo in gola. Perché poteva essere l'occasione di festeggiare il tuo compleanno alla grande? Eh, sì, oltre che per il compleanno, era importante per la squadra perché tre punti sarebbero stati molto, molto importanti. Sono dispiaciuto che non è entrata. Spero di far meglio quando avrò un'altra occasione. Hai fiducia che comunque questa squadra riesca a traghettare fino all'obiettivo tranquillo della sua salvezza? Insomma, c'è stata una sterzata anche nel gruppo, oltre nei risultati? Ma Assolutamente, ho la fiducia nei compagni. Poi, ogni partita da giocare la puoi vincere, pareggiare, perdere. Quindi, non dobbiamo dar per certo nulla e dobbiamo anche sapere che potremo soffrire fino alla fine. In vista di mercoledì, si attende qualche recupero. Rischiamo di. Di essere contati, o potremmo avere qualcuno che torna? No, penso che qualche infortunato possa recuperare. Poi vediamo se mm, il minutaggio che, che possono garantire. Però siamo, siamo pronti per mercoledì. Grazie, ci vediamo per mercoledì. Voi.